tutto qua, tutto qua. Comunque resta tutto qua e nella testa tutto qua. Tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Di casa ci sto dentro, la mia città grande quanto grande il mondo. A volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo. Eppure so quanto Roma capoccia splendida al tramonto. Per molti un guanto riflessa nello specchio dei negozi. Pensa ai mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi. Mille facce, mille storie, mille volti. Hai giurato ma alla fine poi ti scordi. Qualcuno te lo scordi. La Voce di Roma, un programma di Luca Bedini. Eccoci qui di nuovo alla Voce di Roma sul canale 74 del digitale terrestre NSL. Siamo qui per parlare di Roma, di territorio, ma la prima parte la vogliamo lasciare a livello nazionale. Un dibattimento molto importante che sta accendendo, probabilmente infiammando spesso il Parlamento, ma anche il dibattito tra la gente, il DDL Zan. Cosa significa? Cos'è il DDL Zan? Ne parleremo qui ovviamente con degli ospiti importanti che hanno preso delle posizioni molto particolari e molto ovviamente significative, se si può definire così. Andiamo a salutare il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto. Andiamo a salutare il portavoce Pro Vita e Famiglia Jacopo Coghe. Benvenuto. Buonasera, grazie. Poi non possiamo non salutare la nostra ovviamente amica della trasmissione Voce di Roma, Marta Lenori, capogruppo del PD. Buonasera. Benvenuta. Chiaramente oggi si fa un dibattito molto forte. Io ho fatto questa trasmissione in questa prima parte per un semplice motivo, perché torno un po' indietro nel tempo, ricordando Fedez alla festa del primo maggio, facendo una dichiarazione insomma fuori di DDL Zan e parlando male di alcuni personaggi. Però mi viene in mente il fatto che la festa dei lavoratori dovrebbe essere per i lavoratori, che ce ne sono 7 milioni in Italia e molti sono a rischio posto di lavoro, molti vengono maltrattati, soprattutto per esempio alcuni lavoratori di Amazon non è che vengono trattati benissimo. Quindi mi è sembrato un po' fuori luogo e soprattutto pretestoso usare il DDL Zan nella festa dei lavoratori. Voglio partire subito da Marco Rizzo, poi Coghe e ovviamente Marta Lenori. Prego. Ma io credo che il tema del palco della festa dei lavoratori dovrebbe essere dedicato ai diritti sociali, ai diritti dei lavoratori. Peraltro non è che non ci sono cose da dire, perché in questi 30 anni i lavoratori hanno perso quasi tutti i diritti, siamo tornati quasi all'inizio del secolo scorso. Dal punto di vista delle proposte e delle proteste da fare, pensiamo alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ogni giorno, solo ieri, 5 operai che si recavano, che tornavano dal lavoro, sono morti in un incidente stradale. Oggi, la notizia di poco fa, sì, un operaio marchigiano che era grave è morto nella giornata, purtroppo, dopo un incidente sul lavoro. È una strage, continua ormai da anni, anni, anni. Sono a volte 1000, a volte 1200, sono una media di 3-3,5 al giorno. È un disastro totale. E poi c'è il problema del tema del lavoro, enorme. C'è un problema anche di redistribuzione di una ricchezza dovuta alla tecnologia, che viene, come dire, conservata, concentrata nelle grandi multinazionali che non pagano le tasse. Insomma, da quel palco, esattamente, sono stato su quel palco, avrei parlato dei diritti sociali. Non che i diritti civili non siano importanti, ma spesso, e lo dico, anche le forze politiche che si occupano dei diritti civili usano questi diritti civili quasi per, come dire, per giustificarsi sul disastro che hanno compiuto sui diritti sociali, perché sia la destra che la sinistra, insomma, l'articolo 18 poi paradossalmente l'ha cancellato la sinistra, tutte le leggi che hanno precarizzato il mondo del lavoro le ha fatte sia la destra che la sinistra. Insomma, c'è una mancanza assoluta di diritti sociali in questo paese. I diritti civili, come dire, sono spesso un'arma di distrazione di massa per questi partiti che, avendo, come dire, tradito, penso la sinistra, i valori fondamentali, hanno bisogno dei diritti civili, come dire, in qualche modo per giustificarsi. Ecco, il tema del lavoro deve essere centrale, il tema dei diritti sociali deve essere centrale, poi dopo il lavoro bene anche i diritti civili, ma prima il lavoro. Assolutamente. Andiamo da Jacopo Coghe. Qual è la differenza tra la legge Mancino e il DDL Zan? Intanto, per cominciare, per far capire ai nostri teleascoltatori qual è la differenza tra queste due leggi o proposta di legge, ovviamente questa attuale. Sì, grazie. Io innanzitutto vorrei diciamo sfatare un mito, perché sembra oggi non si fa altro che parlare di DDL Zan, di aggressioni omofobe, e come se queste aggressioni oggi non fossero già punite dalla legge. Cioè, quello di cui stiamo parlando, il DDL Zan, mette in campo delle aggravanti per questo tipo di aggressioni e va a modificare la legge Mancino. La va a modificare aggiungendo degli articoli, aggiungendo delle definizioni. Noi come associazioni abbiamo sottolineato più volte che queste modifiche
alla legge Mancino sono delle modifiche abbastanza ideologiche, perché se nell'articolo 1 si inserisce il concetto di identità di genere, ossia si nasce biologicamente maschi e femmine, ma ci si può percepire qualsiasi genere si vuole. Parliamo di infiniti generi, perché io settimana scorsa ho fatto un dibattito con un rappresentante di associazioni LGBT e mi ha detto che ogni giorno ci si può sentire un genere diverso, e i generi sono infiniti. Quindi voi capite che mettere una norma che è basata sulla percezione di se stessi, quindi su una percezione, non su un dato reale, permette a eventuali giudici di avere delle maglie molto larghe, permette di dare delle sentenze che sono diciamo alquanto, potrebbero essere alquanto orientate in base alla percezione stessa del giudice, perché non c'è una norma ben precisa. Lo stesso vale per l'articolo 4. L'articolo 4 è la cosiddetta clausola salva idee, che poi non salva nessuna idea, perché dice che si può, sono fatte salve tutte le libere espressioni, seppur non siano, purché non siano idonee a diventare discriminatorie. Allora, in questo purché non siano idonee a, non si capisce quali siano le idee, le espressioni consentite e quale no. Mi chiedo da rappresentante di un'associazione se io domani potrò ancora fare campagne contro quelle che io ritengo delle barbarie, come l'utero in affitto, l'adozione per le coppie dello stesso sesso, o contro il gender nelle scuole. Gender nelle scuole, e mi collego all'articolo 7 del DDL Zan, il quale istituisce la giornata contro l'omo, trans, lesbo, bifobia in tutte le scuole, deve essere celebrata in tutte le scuole. Voi capite che è semplice per ognuno di noi: se deve essere celebrata la giornata dell'omo, trans, lesbo, bifobia, bisognerà spiegare a questi ragazzi sin dalla tenera età, perché si dice in tutte le scuole, quindi anche a partire dalle fasce 0-6 anni, che cos'è l'omo, trans, lesbo, bifobia e che cos'è quell'identità di genere spiegata all'articolo 1. Quindi per anni ci hanno detto che noi inventavamo queste teorie di genere nelle scuole, e in realtà oggi ce le presentano come legge da insegnare nelle scuole ai nostri bambini, che non si nasce più maschio e femmine, ma ci si può percepire qualsiasi genere. Noi da associazione dei genitori siamo preoccupatissimi di questo, perché con la scusa della lotta al bullismo si va a spiegare ai bambini che ci si sveglia un giorno e ci si può percepire maschio e il giorno dopo ci si può percepire femmine. Questo vuol dire confondere l'identità sessuale dei nostri bambini nelle scuole. Per questo siamo contrari. Dietro alla lotta del bullismo, certo, si nasconde un mondo che non è quello del rispetto del prossimo e del rispetto delle altre persone, ma si vuole insegnare ai nostri figli un'ideologia. Noi diciamo no, siamo per la libertà educativa dei genitori, perché l'educazione, per quanto riguarda tematiche di affettività e sessualità, spetta ai genitori. Questo è un DDL che è profondamente ideologico, divisivo e inutile. Perfetto, perfetto. Poi torno da lei, Koghe, ma vado da Marta Onori, ovviamente esponente del PD, e quindi no, la madre di tutte le battaglie è DDL Zan, per voi è diventato in questo momento, perché come dice Marco Rizzo, forse sono battaglie più importanti probabilmente da portare in essere per i lavoratori e per altre battaglie sociali che sono molto in voga in questo momento. Poi del 30 giugno sarà ancora un problema maggiore in questo paese, perché si può licenziare. Però voglio avere insomma il suo pensiero sul DDL Zan e sulla differenza tra Mancino, ovviamente, e questa nuova legge. Intanto io eviterei di dire che noi possiamo fare una cosa alla volta, sarà che sono donna, sono abituata a fare più cose in contemporanea, ma non è che un partito, se si occupa del DDL Zan, non si occupa dei lavoratori. Non è che se si fa una battaglia giusta, legittima, non se ne fanno altre. Ci dobbiamo e ci occupiamo delle tutele dei lavoratori. Tra l'altro stanno venendo al pettine alcune cose che conoscevamo ma che si sono aggravate con la pandemia. In fin dei conti, un ragazzo perché dovrebbe andare a lavorare per 300-400 euro? E in questo il reddito di cittadinanza ha anche svelato che il lavoro sottopagato non è lavoro. Ma non possiamo dire che se ci occupiamo di DDL Zan non ci occupiamo di lavoro, perché su questo c'è un grande lavoro che è iniziato, che in questi mesi ha riguardato anche il sostegno alle attività e ai lavoratori, e che adesso continuerà ad essere il sostegno ai lavoratori per una ripresa, per capire come si può fare a non ricadere sulle le strutture che già c'erano.
Certo, quindi, però ovviamente Rizzo ha parlato di articolo 18, ha parlato di alcune cose molto importanti, no, per i lavoratori, però stava dicendo proprio Marco Rizzo a inizio trasmissione. Figurati, io sono d'accordo probabilmente su alcune cose con Rizzo, nonostante io sia del PD, l'abbiamo anche, diciamo, siamo andati anche nella stessa direzione, forse non fino in fondo, però insomma, io non metto in dubbio che ad esempio il primo maggio grande attenzione fosse da dare ai temi del lavoro, ma Fedez ha fatto una scelta da artista, quello di scegliere un tema che a lui stava a cuore, e qui arriva il DDL Zan, che non può essere ridicolizzato, perché si va a esaminare come potrebbe essere forse interpretato qualora si volesse enfatizzare una interpretazione molto forzata, e non è questo. Noi assistiamo spesso a delle aggressioni di persone soltanto per il loro orientamento sessuale, è una cosa che nel XXI secolo è inaccettabile. È inaccettabile che i ragazzi vengano aggrediti nella metropolitana, è inaccettabile che vengano insultati, e non possiamo confondere il bullismo con invece un modo per entrare dentro le scuole e insinuare chissà quale dubbio a quali bambini. No, noi sappiamo che il bullismo esisteva già, ma esiste a maggior ragione oggi, e ci sono delle derive molto pericolose anche per i mezzi che possono essere utilizzati. Sì, però diciamo pure che oggi le famiglie sono in mano ai social, molti ragazzi, e le famiglie dovrebbero tornare a fare un po' il loro lavoro. Questo è un po' mancante, perché a parte le leggi è proprio un problema culturale questo che andrebbe fatto, no, nelle scuole innanzitutto, ma nelle famiglie. Però voglio passare ovviamente a Fabrizio Sartori, salutandolo, dando il benvenuto al dirigente della Lega Lazio. Benvenuto. Grazie, buonasera. Salutiamo a tutti. Anche Fabrizio Ghera, buonasera. Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. Ovviamente Fabrizio Sartori, la posizione della Lega è chiara, anche con le Fratelli d'Italia, voglio sentire il vostro pensiero e poi torno da Marco Rizzo, prego. Il DDL Zan è inutile, incostituzionale e liberticida. È inutile perché se un italiano picchia un cinese, non è che noi all'interno del nostro codice penale dobbiamo dire che chi picchia il cinese deve essere condannato con maggiori anni. Questo già c'è tutto all'interno del nostro codice penale, sì, rispetto a quanto viene detto. È anticostituzionale perché la legge è uguale per tutti, non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B, ed è liberticida, mi soffermerei su questo, perché oggi un atleta che dice, dopo l'approvazione della legge, questo sta già avvenendo in Norvegia, ad esempio, che una donna che si sente uomo e quindi è di fatto un uomo partecipa a una competizione, non può farlo, non può dirlo, perché sarebbe accusata dopo questa legge di appunto omofobia o diciamo di tutto ciò che è contenuto all'interno di questa legge, oltre a quello che è già stato detto sugli aspetti legati al gender all'interno della scuola. È liberticida perché una donna, nessuno di noi può più dire dopo l'approvazione di questa legge che una donna fa da forno sfornando appunto un bambino per due uomini che comprano questo bambino. Di questo noi stiamo parlando, cioè l'utero in affitto è questo. Se qualcuno lo dirà dopo l'approvazione della legge, io non potrò essere più libero di dire che una mamma è l'unica che può partorire. Lo ha detto una deputata norvegese che ora è sotto processo dopo che è stata approvata in Norvegia una legge simile a questa. Cioè di questo stiamo parlando con il DDL Zan, non ce n'è bisogno. Si sta soltanto strumentalizzando un argomento per entrare poi nelle scuole con il gender. Lo abbiamo visto nell'ultima nota del Ministero dell'Istruzione, che noi come Lega abbiamo bloccato, infatti è stata poi ritirata, in cui partiva un corso di formazione per i docenti sul gender, per la fluidità del sesso, gli spogliatoi all'interno delle scuole che devono essere per bambino, bambina e per trans. Cioè di questo stiamo parlando, cioè di un'azione violenta nei confronti dei nostri bambini che non può essere accettata. Per questo noi stiamo dicendo no al DDL Zan, ci opporremo in tutto e per tutto all'interno del Parlamento. Ora è già stata approvata la Camera, arriverà al Senato, quindi noi non possiamo accettare tutto questo, una strumentalizzazione. Esistono altre
altri problemi in Italia. La priorità non sono gli immigrati, non è il DDL Zan, la priorità sono gli italiani in questo momento che stanno soffrendo. Perfetto, la parola a Fabrizio Ghera. Ovviamente abbiamo sentito parlare di Fedez il primo maggio, che a Scarnò ha aperto questo dibattito enorme nel paese sul DDL Zan, no? Poi detta proprio da lui, che poi la moglie fa l'influenza, insomma, un po' ognuno può fare il suo lavoro. È un po' pretestuoso, ovviamente, è fumo negli occhi per la gente questo DDL Zan, oppure è necessario, come sembrerebbe da parte di Martelloni del PD in questo momento, in questo attuale il paese? Prego Fabrizio Ghera. Bisogna vedere qual è l'obiettivo reale, sì, del Partito Democratico, del relatore della legge, di chi vuole comunque portare, sì, avanti questa norma. Se l'intendimento è di punire chi fa violenza contro le minoranze, o in questo caso gli omosessuali, o comunque chi adotta condotte discriminatorie, penso che siamo tutti d'accordo, ma certo, la legge già lo prevede, e se poi c'è da inasprire alcune situazioni è un tema. Se poi con questo si vuole entrare e ragionare su come è fatta la famiglia, perché la sinistra parla tanto della Costituzione, ricordo tantissimi interventi infuocati a difesa della nostra Costituzione, che è comunque ben scritta ormai da decenni, e la Costituzione è chiarissima, prevede che la famiglia è composta da un padre e una madre che ovviamente cercano di procreare. Quindi il discorso è questo, è ben identificato, e bisogna ragionare. Se c'è qualcuno che vuole cambiare la Costituzione deve dirlo, dove vuole arrivare. E se il ragionamento è quello solamente di ovviamente evitare che ci siano casi, abbiamo visto negli anni magari dei ragazzi che una volta bullizzati a scuola, o comunque, certo, mi ricordo anni fa si gettò un ragazzo in periferia a Roma e purtroppo morì. In quei casi allora bisogna intervenire a sostegno delle famiglie di questi giovani, ovviamente che hanno delle problematiche personali. Un altro tema è invece sviare l'attenzione dell'opinione pubblica. Io sono d'accordo sul fatto che tutto questo dibattito attorno alla legge Zan probabilmente sarebbe utile invece affrontando altri temi che ritengo fondamentali. Quindi no a nessun tipo di discriminazione. Ovviamente la legge già prevede le pene per chi trasgredisce le regole, ovviamente, e si permette di aggredire persone, certo, solamente per orientamento sessuale. Assolutamente. Marco Rizzo, è stato uno scontro in questi giorni tra lei e Vladimir Lussuri, l'abbiamo visto tutti in televisione, è stato uno scontro molto forte, no? E lei ha voluto dimostrare un qualcosa, ci ha voluto dare un messaggio che poi non era contro cioè non era un messaggio omofobo, ma era un messaggio a favore della persona o contro la persona. Era da distinguere, no, queste due cose, perché poi si possono intrecciare e si possono trasformare in qualcosa che non è, giusto Marco Rizzo? Io non sopporto l'ipocrisia nella politica principalmente, e quindi ad esempio mi permetto con tutto il rispetto di dire all'esponente del PD che noi non andiamo nella stessa direzione, perché la sinistra cosiddetta già dallo scioglimento del Partito Comunista a poco alla volta ha non affrontato più i temi dei diritti dei lavoratori, anzi li ha rovesciati. Perché quando si parla del fatto che nel 2021 è inconcepibile che ci siano, ci siano delle aggressioni, io aggiungo anche che è inconcepibile che dei ragazzi prendano 500 euro al mese, ma prendono 500 euro al mese lavorando sodo, perché ci sono state delle leggi volute dalla sinistra che hanno deregolamentato il mercato del lavoro. Tutto questo è possibile. Penso ad esempio ad Amazon, che assume i lavoratori interinali e poi li caccia dicendo che stanno cambiando le dinamiche del lavoro interne. È possibile grazie alle leggi che principalmente ha fatto la sinistra. Quindi è come dire, non è che si possono dire delle cose, siamo dalla parte dei lavoratori e poi in realtà non è vero. E quindi io credo che quello che ho detto e quella polemica che ho fatto con Fedez è molto chiara. Tra l'altro il fatto che al primo maggio il sindacato confederale, la CGIL, il nostro ex sindacato, abbia come sponsor da una parte l'ENI e dall'altra parte Banca Intesa, la dice tutta. Certo. Io credo davvero che questa sinistra ha tradito i valori fondamentali. E per quanto concerne poi i diritti civili, io voglio essere ben chiaro: se c'è un problema di orientamento sessuale, mettiamolo nella Costituzione all'articolo 3. Si può aggiungere, l'articolo 3 parla della necessità di non avere alcuna discriminazione per ceto, per censo, per razza, aggiungiamo per orientamento sessuale alla legge delle leggi della Costituzione. Vogliamo puntualizzare di più, introduciamo nella legge Mancino, oltre alle aggravanti per discriminazioni razziali, per altre discriminazioni, aggiungiamo anche per orientamento sessuale. Fare questa legge, però qua mi permetto di correggere il signore di Provita,
non è che all'articolo 1 il giudice sbaglia sull'interpretazione. L'articolo 1, quello cioè di dire che uno ha, diciamo così, una percezione del sesso quasi giornaliera, non è un problema di percezione del giudice, è una grande cazzata, lo possiamo dire, perché se io penso che una mattina sono femmina, vado nel bagno delle femmine, e se penso che invece sono maschio viceversa, posso fare uno sport con, diciamo, categorie femminili o maschili. È una cazzata, è solamente una cazzata. Poi invece l'articolo 4 riguarda invece la libertà d'opinione. Io ad esempio voglio, credo sia giusto poter essere liberi di dire, come dico io, che l'utero in affitto è una barbarie nazista, perché si mercifica il corpo di una donna povera, si compra un bimbo che non avrà più diritti, non avrà il diritto di stare con la madre naturale, e fare queste cose qua è la mercificazione del corpo, certo, della donna, è la mercificazione dei bambini, ed è una porcata nazista. Se io dico questo sull'estensione dell'articolo 4 con una grande libertà che viene lasciata, diciamo così, al giudice, questo è il vero problema del DDL Zan, io potrei essere incriminato, e questa mi sembra davvero una mancanza di libertà di opinione. Assolutamente. Resto, come dire, ognuno è libero di fare le lotte che vuole. Certo. Io credo che le lotte dei diritti civili siano giuste e ho dato delle soluzioni, ma fondamentali oggi è il fatto che un lavoratore non abbia il diritto di lavorare con un minimo di tranquillità. Ci sarà lo sblocco dei licenziamenti e vedrete, altro che decreto legge Zan. E c'è una politica invece, devo dire da destra e da sinistra, che come dire, si focalizza su queste cose per evitare invece, perfetto, di affrontare i problemi, quelli del veri, lavoro, esattamente, che sono e restano fondamentali. Assolutamente. Coghe, la parola a lei, perché stiamo per concludere questo blocco. Ovviamente anche lei ha avuto a che dire con Fedez, ci racconta un po' questa battaglia, insomma è stato un po' preso in giro da quello che leggo dai giornali, dai siti, da parte di Fedez, insomma ci può raccontare qual è stato l'impatto con questo cantante italiano, insomma, prego Coghe. L'impatto è stato quello di aver ricevuto una quantità di insulti sui social indefinibile e irripetibile, e mi chiedo se fosse stata già approvato il DDL Zan, tutti quegli insulti magari sarebbero diventati delle denunce. Certo. Ecco, questo è un grande punto interrogativo. Concordo con quello che diceva Rizzo sull'articolo 4, perché saremo in mani ai giudici. Non so se, non solo, noi come responsabili di associazioni, responsabili dei partiti, abbiamo delle ulteriori aggravanti, ma quella sul gender non mi sembra una cazzata come è stata definita da Rizzo, ma mi sembra un grande problema, perché, ripeto, nessuno sa dirmi, sono mesi che io vado in giro chiedendo quanti sono i generi e nessuno mi sa rispondere. Questo verrà insegnato nelle scuole. Io vado su internet e trovo che non esiste solo percepirsi maschio o femmina, perché ci si può percepire bigender, cisgender, genere non conforme, gender queer, intersessuale, non binario. Se volete sto qui fino a domani mattina. E questo c'è scritto all'interno della legge, perdonatemi, e questo verrà insegnato nelle scuole, non sono mie invenzioni. Pangender, transuomo, transdonna. Infatti in quella circolare che veniva richiamata poco fa, si istituiva il bagno non per i trans, un bagno neutro per chi non si sente né maschio né femmina e tutti questi altri generi. Non è una cavolata, perché vuol dire andare a confondere l'identità sessuale, e bene ha detto Rizzo di inserire per orientamento sessuale, non per identità di genere. Perché le femministe sono contrarie? Una parte delle femministe è contraria a questo testo di legge? Perché c'è questa definizione di identità di genere. Cosa vuol dire? Che domani, come è successo in Argentina qualche settimana fa, dei candidati che non hanno trovato spazio nelle liste si sono autopercepiti donna e si sono candidati grazie alle quote rosa, perché essendosi percepite donna hanno potuto, perfetto, utilizzare le quote rosa e sono stati eletti. Quindi questa è la realtà, questo è quello verso il quale stiamo andando. Perfetto Jacopo, scusami ma purtroppo dobbiamo chiudere perché i tempi sono stretti e vi dobbiamo lasciare. Intanto andiamo a salutare Jacopo Coghe, portavoce Pro Vita e Famiglia, grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie a Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. Grazie ancora Marco di essere stato qui con noi. Ovviamente la nostra trasmissione vuole fare semplicemente chiarezza su DDL Zan per far capire le posizioni di ognuno di noi. Adesso spazio ai nostri amici sponsor. La voce di Roma. Eccoci qui alla Voce di Roma, abbiamo appena concluso il dibattito con Marco Rizzo e Jacopo Coghe sul DDL Zan. Ovviamente anche con la nostra ospite in studio, li vado a ripetere. Prego, scusami, abbiamo una telefonata in linea, prego. Allora, riapriamo subito con una bella telefonata. Prego, chi abbiamo in linea? Romina, pronto?
Buonasera, mi sentite? Sì, noi la sentiamo benissimo. Prego, Romina. Dica pure. Buonasera. Volevo fare un brevissimo intervento, sì, prego, dicendo che se in sovraimpressione c'è scritto capiamo il DDL Zan e si parla di utero in affitto e di cambiare i bagni con il sesso neutro, non state facendo un favore ai cittadini, perché state parlando di cose di cui non si nomina nulla all'interno degli articoli che io mi sono spulciata, sì, e ho letto attentamente. Prego. E soprattutto non è vero che il DDL Zan impedisce l'opinione, perché non punisce non è contro il reato, cioè non avvalla il reato di opinione, ma è contro quelle opinioni che istighino alla violenza nei confronti di minoranze che possono essere di genere, di religione, di qualunque altro tipo di minoranza che qualcuno alla mattina si sveglia e decide che debba essere perseguita. Quindi mi dispiace, ma non state dicendo le cose. Lei sta esprimendo il suo pensiero, quindi lo sta dicendo lei. Chiaramente abbiamo esponenti di tutti i partiti politici, ognuno dice la propria idea, quindi anche la sua è importantissima. Anzi, grazie di aver chiamato, perché sta facendo una maggiore chiarezza. Noi siamo qui per questo e complimenti per la sua attenzione. Insomma, questo le posso dire. Ovviamente, giustamente, ogni cittadino deve esprimere il suo pensiero ed è giusto che lei abbia fatto questo tipo di affermazione e questo tipo di constatazione. Quindi, a nome della Voce di Roma e da me che sono il conduttore, la ringrazio per la sua partecipazione, è molto importante e giusta. Grazie, io vi saluto soltanto se posso, dicendo una cosa. Prego, assolutamente, prego. Tutti. Prego, assolutamente. Invito le persone a leggersi personalmente gli articoli, perché sì, non si può fare un'opinione su qualcosa che viene proposta come un cambio di legge, ma bisogna avere la conoscenza e la competenza, perché certo, le opinioni lasciano il tempo che trovano, ecco, solo questo volevo dire, grazie. Grazie a lei, Romina, grazie di aver partecipato alla trasmissione, ci sentiamo presto, grazie ancora. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. Marta Leonori, insomma, la signorina è stata molto precisa. Sì, ha difeso una legge che non viene difesa soltanto dal Partito Democratico, ma da moltissime associazioni, da moltissime persone, quindi non sarà propriamente una legge appunto liberticida come veniva descritta prima o pericolosa. È una legge che va a tutelare delle persone che in questo momento invece sono discriminate e che appunto subiscono anche delle aggressioni, spesso anche fisiche oltre che verbali. Dopodiché tu lo ricordavi, le tecnologie stanno aggravando tutti quanti, sì, i fenomeni di aggressione alle persone, che si tratti di persone per il loro orientamento sessuale, o vediamo quotidianamente anche ciò che avviene. È stato istituito il reato di revenge porn proprio perché alcuni materiali venivano diffusi proprio, sì, per danneggiare le persone, e molto è un aspetto culturale e molto anche di ruolo delle famiglie. È quello che abbiamo detto noi all'inizio della trasmissione, insomma, è fondante questo su tutto il resto, perché poi se non c'è cultura, non c'è crescita nelle scuole, nelle famiglie, è difficile, nessuna legge potrà cambiare questo tipo di atteggiamento. Però vado a salutare Maurizio Politi, consigliere comunale della Lega, benvenuto. Salve, grazie a voi dell'invito, buonasera. Salutiamo il consigliere generale di Forza Italia, Enrico Cavallari, benvenuto. Salve, buonasera a tutti. Cambiamo completamente campo, andiamo su un altro argomento molto importante, perché in queste settimane dalle riaperture ci sono state talmente tante aggressioni da parte di ragazzi e ragazzine in piazza e anche qualche coltellamento importante. Quindi questa movida violenta, tornando alla cultura, alle famiglie, come si può contrastare? Ovviamente perché in questa città emergono questi fattori e questi fatti sempre più forti, che forse è necessario, insomma, fare qualcosa di più a livello di Ministero degli Interni, delle prefetture, forse con qualche cambiamento anche di legge, come ne stavamo parlando prima con Marta Leonori. Vado da Cavallari, Maurizio Politi, e poi rientriamo in studio da Sartori e poi da Ghera. Prego. Beh sì, io capisco che la situazione del Covid, soprattutto nei giovani, ha prodotto anche delle situazioni a livello psicologico drammatiche, perché noi in questo periodo abbiamo parlato delle difficoltà sanitarie, delle difficoltà economiche, ma non abbiamo parlato, diciamo, meno delle difficoltà psicologiche sugli effetti che ha avuto questa pandemia sulle persone e soprattutto sui giovani. Quindi io capisco anche un momento molto particolare, però è chiaro che qui le forze dell'ordine, l'organizzazione anche dell'ordine pubblico della nostra città
doveva essere preparata, deve essere preparata a questo periodo particolare in cui le riaperture provocano sicuramente una maggiore frenesia da parte dei giovani, e quindi è chiaro che una impreparazione su questo piano è sicuramente da denunciare, perché insomma un controllo deve essere fatto sempre, ma soprattutto in questo periodo bisognava e bisognerà avere un'attenzione molto particolare, proprio perché appunto gli effetti appunto di questa pandemia ha prodotto nei giovani una voglia di magari anche di sfogarsi, certo, che non può comunque arrivare assolutamente a questi episodi di violenza. Assolutamente. Maurizio Politi, come si contrasta la movida violenta in questa città, soprattutto in tutta Italia? Stiamo vedendo dei fattori scatenanti molto 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 violenti. Prego Maurizio Politi. Sì, grazie. Ci sono vari modi per contrastarla. Innanzitutto vi ringrazio dell'invito. Usciamo fuori da un periodo veramente molto complicato da tutti i punti di vista, in primis quello psicologico. È chiaro che innanzitutto provare a decongestionare la movida, parlo esclusivamente per Roma adesso, in vari punti della città sicuramente è un aiuto a snellire quelle grandi concentrazioni che poi spesso avvengono nel centro storico di Roma. Dotare la polizia locale sia di strumentazione sia di un organico adeguato, e poi soprattutto quello che non si fa più a Roma da un paio d'anni, veramente coinvolgere il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza in una reale gestione del territorio romano. Oggi questo non avviene più, ogni fenomeno è lasciato in realtà al suo scatenamento naturale e produce quello che poi tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi, e che con l'avvio dell'estate che sta iniziando rischia di avere un'escalation che poi sarà difficilmente governabile. Assolutamente. Fabrizio Santoli, la parola a lei. Sì, io da Presidente della Commissione di Sicurezza affrontai queste tematiche proprio con il coinvolgimento anche dei locali, con la possibilità, e poi è stata approvata la legge dei cosiddetti ex buttafuori, che di fatto vengono formati dalla Regione, quindi dei professionisti che possono aiutare sul territorio anche le forze dell'ordine. Questo è un aspetto fondamentale, perché esistono realtà di livello che possono aiutare in questo percorso. Chiaramente la pubblica sicurezza lo fanno la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, però l'aspetto del coinvolgimento dei locali è fondamentale, quindi controllo del territorio, azione mirata del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sui luoghi della movida, riferendomi a Roma in particolare, Madonna dei Monti, San Lorenzo, Piazza Bologna, Ponte Milvio, ci sono degli Trastevere, degli spazi che sono anche difficili da controllare. Quindi questa azione di coinvolgimento dei locali e della polizia, e un controllo in particolare sulla questione di alcol e droghe, perché questi sono i fattori scatenanti della violenza che sono fondamentali, e quindi questa è l'azione di controllo del territorio. Dall'altra parte un coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, perché il momento è stato difficile, ma dall'altra parte l'azione sociale che deve mettere in campo sia la Regione che il Comune, in particolare il Comune con i vari municipi, nel coinvolgimento delle famiglie tramite le scuole per cercare di arginare questi fenomeni, perché la violenza non solo dipende da alcol e droga, ma anche da una serie di fattori scatenanti interni, familiari, su cui si possono stare dei segnali, non sempre chiaramente, e quindi l'aspetto sociale viaggia di pari passo al controllo del territorio. Assolutamente. Fabrizio Ghera, io non voglio dare colpa ai giovani, no, perché poi qui è un problema culturale, sociale, no, di droghe, di abbandono anche delle famiglie spesso nei confronti di questi ragazzi, che poi si trovano a bere, ad essere drogati a loro malgrado probabilmente, no? Quindi cosa ne pensa lei, il contrasto alla movida, e se c'è qualcosa di più da fare ovviamente rispetto a quello che ha detto Fabrizio Santoli? Sì, sono due i temi fondamentali, vanno affrontati, uno dal punto di vista sociologico, in qualche modo la scuola, la famiglia, perché probabilmente preparare i ragazzi al fatto di ritornare ad uscire alla vita normale, è chiaro che con i social abbiamo visto, ricordate la rissa, magari Pinch, in altre situazioni che sono successe un po' in tutta Italia, le aggressioni alla polizia locale, alla polizia di Stato, quello che accade soprattutto nei punti in cui ovviamente si beve di più, ci sono situazioni incontrollabili. L'altro tema ovviamente è responsabilizzare ovviamente anche i locali, le persone che lavorano nella notte, la movida, insomma, e questo sarebbe un altro punto molto importante.
e poi la parte che ritengo fondamentale, visto che abbiamo per fortuna tanti professionisti per quanto riguarda le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, la polizia locale, guardia di finanza, tutti i corpi ovviamente che sono dediti a questo, conoscono le zone, conoscono i fenomeni, bisogna pure dare fiducia a queste persone, a chi controlla ovviamente questo tipo di situazioni, per poter intervenire in modo pilato quando le cose non vanno. In alcuni locali probabilmente non vengono rispettati certi criteri e probabilmente si fa abuso di alcune sostanze. Ricordiamo il fatto, la cultura dello sballo, quello che è accaduto anche a Roma con l'uccisione del carabiniere, ricordate, da parte dei giovani americani. Quindi c'è proprio un ragionamento della cultura dello sballo e bisogna affrontarlo ovviamente anche dando i giusti mezzi alla polizia locale, come si diceva, ma anche alle forze di polizia a livello statale. Credo che in questi ultimi anni, purtroppo, sia con la sindaca Raggi che con il sindaco Marino, questo non è stato fatto, anzi c'è stato un mirare quasi alle forze di polizia senza le loro strutture e strumenti, e anche dal punto di vista nazionale il governo non ha fatto nulla, anzi al contrario hanno preso provvedimenti che hanno in qualche modo tolto la possibilità di intervenire, perché vediamo la chiusura dei commissariati, la mancata apertura di altri, situazioni purtroppo anche che vanno a complicare la vita della città. Possiamo fare molti esempi che sembrano non di ordine pubblico ma lo possono diventare. Certo. E credo che da questo punto di vista sicuramente c'è anche un dolo evidente da parte dell'ultima amministrazione. Assolutamente, ci scrivono in tanti a San Lorenzo che sono ostaggi dei push, degli spacciatori, e sono molti momenti violenti, quindi sono veramente chiusi in casa per molte ore perché rischiano veramente hanno veramente paura di uscire. In una città come Roma un decreto così forte non ce lo dobbiamo aspettare e non possiamo pretenderlo, ma dobbiamo comunque cambiare marcia e passo. Adesso voglio salutare Maurizio Politi, perché purtroppo il nostro blocco sta per terminare. Ti salutiamo Maurizio e ci vediamo presto alla trasmissione La Voce di Roma. Maurizio Politi, consigliere della Lega nel comune di Roma. Grazie. Adesso spazio ai nostri amici sponsor. La Voce di Roma. Eccoci qui di nuovo alla Voce di Roma su NSN, il canale 74 del digitale terrestre. Abbiamo affrontato il DDL Zan, abbiamo movita violenta. Adesso parliamo di un altro problema che purtroppo ci portiamo avanti da mesi, un problema molto grave, molto serio. Parliamo dei cimiteri, del cimitero di Roma. Insomma, abbiamo un esponente molto importante come Valeria Campana, responsabile comitato tutela cimiteri Capitolini. Benvenuta Valeria. Grazie nuovamente per averci ospitato e buonasera a tutti. Questo spazio, Luca, che ci concedete è veramente prezioso. Per quanto riguarda la situazione in cui versano i cimiteri, non è cambiato tantissimo. Diciamo che ad aiutarci è stato il caldo e sì, sicuramente il dato drammatico dei morti, che ha iniziato a dare un po' di respiro. Sicuramente Ama Zakis stesso si è scusato in un consiglio comunale straordinario con la cittadinanza, dicendo che appunto riconoscendo che la gestione ha portato alla situazione che c'era. Che dire, noi continuiamo a ricevere messaggi di cittadini che sono in drammatica attesa di poter dare degna sepoltura ai propri cari, ma anche di cittadini che lamentano appunto quello che voi state passando in video. Certo. Ora, quello che io vorrei sottolineare in questo momento sono due punti, visto che questo spazio comunque sia dà la possibilità di dare delle degne risposte. Il primo punto è che se da una parte c'è la direzione di Ama Cimiteri che lamenta il fatto di aver in attivo all'organico meno operai rispetto al passato, io vorrei segnalare che dal 2017 Ama non ha sospeso il servizio di onoranze funebri, ossia diciamo le persone che si trovano di poco al di sopra della soglia di povertà, che prima potevano accedere a un servizio di pompe funebri calmierato, sicuramente più alla portata delle persone più modeste, ora non lo possono fare. Questa forza lavoro è stata come dire inventariata nell'alibi che è stato costruito, e questo è un primo dato. Il secondo dato, abbiamo assistito all'annuncio di un nuovo piano di riqualificazione di investimenti, bene, ci fa piacere, e abbiamo anche assistito al primo annuncio di un piano di riqualificazione di investimenti nel 2017 e riannunciato successivamente. Si sta parlando della stessa amministrazione
In genere questi piani di riqualificazione puntavano un occhio al futuro e un occhio accusatorio al passato, ad una precedente amministrazione che è stata latitante, lacunosa, eccetera. Io mi domando, ma la risposta la posso intuire, per quale ragione avrei voluto qualcuno un po' che avesse il coraggio di abbozzare una risposta? Ma, mi ricordo lo scontro qui, Valeria, proprio con Paolo Ferrara, mi ricordo in questa trasmissione avete avuto un forte scontro sui numeri, lui no, ridicolizzava, diciamo, minimizzava, insomma, no? 800 anziché 2000, e qui parliamo di dignità umana, quindi una cosa indecorosa, insomma, questo tipo di affermazioni, perché 800, 2000 sono sempre, diciamo, persone che Ferrara non ci sono più, insomma, ecco. Diciamo che il consigliere Ferrara forse avrebbe fatto bene ad informarsi meglio, certo. Però questo credo che l'abbia capito abbastanza bene. Quello che noi non capiamo è perché la stessa amministrazione ormai 4 anni fa ha annunciato un suo piano di riqualificazione e si è disattesa. Certo. Il sospetto forte è che a reggere l'equilibrio economico-finanziario del comune, del bilancio del comune, abbia contribuito in maniera importante anche la non spesa sui cimiteri capitolini. Ora, per quanto invece riguarda, e colgo l'occasione allo spazio, per quanto riguarda l'attività portata avanti dal Comitato, possiamo dire che rispetto alla nostra ultima, al nostro ultimo incontro, Luca, sì, il Comitato, grazie al prezioso appoggio di Fabrizio Santori, che ringrazio ora di voi, ha depositato un esposto in procura, un appoggio di Fabrizio Santori che non trova, diciamo così, non è recente, da subito ha dimostrato, già da anni ha dimostrato sensibilità, e sicuramente è stato lui a supportarci anche dal punto di vista tecnico-legale affinché questo esposto avesse un certo peso. Perfetto. E potesse essere appunto depositato presso gli organi. Questa è la buona politica, perché poi noi cittadini si devono rivolgere alla politica, gli amministratori devono intervenire dando una mano alla politica quando non si può arrivare a fare un cambiamento. Enrico Cavallari, qui abbiamo problemi sempre gli stessi, un po', no? Ama, Atac, e poi purtroppo i cimiteri in questo periodo stanno esplodendo e hanno proprio dato il segno, il sintomo proprio della disorganizzazione e della mancanza di un'amministrazione in questa città. O sbaglio, Enrico Cavallari? No, ha detto giusto, è il segno proprio della disorganizzazione, dell'incapacità di questa amministrazione, però voglio dire che non è di questo periodo, perché ricordiamoci che le difficoltà di sopravvivenza da parte dei romani e dei propri cari risale a ben prima del Covid, quindi non prendiamo le scuse del Covid, della situazione particolare, anche prima per la sopravvivenza dei propri cari si aspettavano mesi. È chiaro che col Covid la situazione si è aggravata e quindi è esplosa, però ecco appunto come succede in questi casi, un evento così particolare, un evento straordinario come la pandemia ha aggravato la situazione ancora di più, in modo evidente, in modo rapido, i problemi che già c'erano prima, quindi sono problemi di disorganizzazione, di mancati investimenti, di organizzazione del personale, e che quindi ecco là escono fuori in un momento molto particolare. Quindi io credo che questo rientri nei tanti ormai purtroppo sempre più frequenti problematiche che riguardano l'amministrazione comunale, che tu in questa trasmissione tiri fuori, e purtroppo siamo costretti a parlare sempre di problematiche e di difficoltà dei cittadini, e questo è uno dei punti fondamentali, perché insomma anche non poter con tranquillità, con dolore, con diciamo così preghiera dare una giusta e rapida sepoltura ai propri cari è veramente inqualificabile per, certo, una città moderna. Assolutamente. Passiamo a Marta Leonori, ovviamente, per questo dibattito, insomma abbiamo parlato anche qualche volta con te, questa è un'altra situazione, no, della nostra città, che è veramente una vergogna, quindi qual è l'idea, qual è il progetto e come si può cambiare questa situazione all'interno dei cimiteri di Roma, Marta Leonori? Intanto va dato attuazione appunto al piano di investimento e di riqualificazione dei nostri cimiteri, per la dignità delle persone, certo, che non ci sono più, ma anche per la dignità dei familiari e di coloro che li frequentano. E forse possiamo anche sfruttare questa campagna elettorale che adesso si avvia per mettere a confronto anche i progetti e gli impegni su questo. Sappiamo che i problemi di Ama non derivano da quel settore,
sappiamo che ci sono stati moltissimi ritardi, anche di necessità di investimenti oltre che di manutenzione. Su questo dobbiamo non solo prendere degli impegni sulla società, ma con un occhio in più alle persone, perché sono comunque luoghi in cui ci si reca con una certa sofferenza. Certo. E l'ultima cosa che si vuole vedere è un luogo degradato e abbandonato a se stesso. Su questo io penso che tutti quanti dovremmo prendere degli impegni, sapendo che appunto non ci si può nascondere dietro i conti di AMA che non sono a posto, perché non deriva da questo settore. Benissimo. Fabrizio Santori, praticamente Roma è un disastro, no? Però negli ultimi 6 mesi abbiamo cominciato ad avere un sacco di lavori. Quindi Roma, per vedere una città migliore, bisognerebbe sempre stare in campagna elettorale, perché negli ultimi 6 mesi abbiamo visto lavori dappertutto. Io fra poi neanche più da casa esco per quanti cantieri ci sono e ho delle difficoltà oggettive a dare al lavoro. Però è così, cioè il Movimento 5 Stelle sta usando il vecchio metodo della politica di sempre. Cioè gli ultimi 5-6 mesi si fanno i lavori, così la gente quando va a votare si ricorda, no, dell'ultimo periodo. È così oppure c'è qualcosa di diverso, soprattutto poi la sua, ovviamente il suo aiuto a Valeria Campana sui cimiteri. Prego. Ma la gente si è resa conto benissimo, cioè non è più come una volta, le informazioni circolano, cioè fortunatamente c'è internet, insomma abbiamo capito perfettamente che 4 anni e mezzo di nulla non possono coprire 6 mesi di qualche cantiere, perché in realtà io vedo solo piste ciclabili, sì, ovunque in curva sopra la testa, cioè, tra un po' ci faranno passare le piste ciclabili anche dentro le nostre abitazioni. Ma detto questo, cioè, il vero tema sull'AMA cimiteri, sì, è quello di come è stata gestita politicamente questa vicenda. Tanto ricordiamo che la Raggi ha cambiato 9 consigli di amministrazione di AMA, 4 assessori competenti sulle tematiche di ambiente e quindi di cimiteri. E tutto questo fa sì che non ci sia stata continuità, la Raggi ha fallito sulla squadra di governo. Ecco perché io mi stupisco su come Zingaretti, ad esempio, si voleva candidare sindaco di Roma. Stroccato proprio dai 5 Stelle poi, tra l'altro. Sì. Si voleva candidare sindaco dicendo la Raggi no, ma i 5 Stelle no. È il metodo del 5 Stelle che è stato fallimentare in questa città. Non ce la prendiamo solo con la Raggi, perché la Raggi è un po' l'esponente, no, l'incompetenza totale, ma di fatto intorno a lei non c'è mai stato, c'è nulla, anzi il nulla cosmico, come mi piace dire. Sui cimiteri noi abbiamo presentato un esposto, ringrazio anzi il presidente del comitato dei cimiteri capitolini, Valeria Campana, che ci ha fornito una serie di strumenti di tutto ciò che è stato fatto dal comitato, segnalazioni, mail, e quindi insieme a Monica Picca abbiamo depositato l'esposto alla procura. Noi ci aspettiamo, in questo momento abbiamo saputo che sono state aperte delle indagini, quindi credo che ci sia stato un'attenzione forte anche su, certo, quello che abbiamo scritto, perché nel momento in cui l'abbiamo presentato l'AMA, invece di chiedere scusa, ha detto noi denunceremo e controdenunceremo, quindi sto aspettando anche una denuncia in questo senso, tutti coloro che fanno allarmismo. Quale allarmismo? Voi avete proiettato dei video, sì, che sono evidenti di quello che c'è all'interno di Prima Porta, in particolare dove le persone non trovano più i loro cari. Ecco, questo è il video che mi è capitato di vedere anche a me, in cui una mamma non trova più un figlio scomparso qualche anno fa in mezzo a croci che sono state tolte. L'altro video che avete messo, erbaccio ovunque, dentro, quindi non è solo un problema di cremazioni, sepolture, proprio di gestione generale, ma è la gestione generale e la manutenzione di spazi che cadono a pezzi, non solo a Prima Porta ma anche al Verano, furti, scippi, cioè avviene di tutto in quel mondo. Noi l'abbiamo scritto in questo esposto, ci aspettiamo che la procura vada fino in fondo su questa storia, perché non è accettabile non solo per i cani ma soprattutto anche per tutti coloro che frequentano i cimiteri, strade dissestate, eppure le tariffe sono aumentate in questi anni. Ha detto bene Valeria Campana, si sta facendo cassa sulla pelle dei defunti. È una cosa bruttissima. È una cosa vergognosa. Loro incassano, non spendono, magari con i soldi ci vanno a fare Piazza Venezia o qualsiasi altra cosa. Cioè, tutto questo è inaccettabile. Noi andremo avanti fino in fondo perché riteniamo che l'aspetto dei cimiteri capitolini, che in altri paesi vengono considerati come musei, guardiamo il Verano, è straordinario, io farei pagare il biglietto, se chiaramente manutenuto, per entrare, come avviene a Londra. Cioè non è accettabile che questi cimiteri possano essere trattati in questo modo, perché ripeto, possono essere davvero una fonte di ricchezza. Sfruttiamo questa situazione di cimiteri così belli, certo, importanti, e speriamo che la giustizia non sia troppo lenta, ma il Verano sappiamo che ci sarà anche un periodo di prostituzione all'interno del Verano, quindi...
di cose veramente da quarto mondo, neanche da terzo. Fabrizio Ghera, questa città è completamente allo sbando, i cimiteri sono una dimostrazione ancora più palese, oltre ad Atac e Ama, insomma anche i cimiteri ovviamente fanno parte di Ama, una situazione che va oltre la dignità umana, perché poi le persone là è un luogo, no, di dolore, di strazio, comunque c'è una presenza di un parente che è morto, quindi una delicatezza che ci dovrebbe essere ancora maggiore rispetto a questa situazione. Sì, per ricollegarmi anche a quello che dicevi prima, forse sei in una zona molto, risiedi in una zona molto fortunata, a Roma francamente vedo un disastro con pile di immondizia vicino ai secchioni, a erba questo, alta 2 metri, e le periferie dove non c'è stata attenzione nemmeno alla manutenzione stradale. C'è stato qualche intervento sulla grande viabilità, ma dopo 5 anni hanno fatto qualche intervento, quindi mi sembra un bilancio anche da quel punto di vista ridicolo. Stanno facendo qualche opera pubblica, ad esempio all'altezza di Malafede, passavo lì andando verso, sì, Ostia, stanno facendo il cantiere che addirittura è un'opera pubblica che ho fatto appaltare io, c'è il ponte della Scafa, anche quello un appalto fatto quando arriva l'assessore, ancora i lavori non sono iniziati, quindi in realtà un disastro anche in quel settore. Per quanto riguarda la tematica dei cimiteri, per quanto ovviamente ne possa sapere, non sono un tecnico del settore, però l'ho abbastanza seguita nel corso degli anni, e, in altri casi addirittura diventa una situazione di positività, perché in realtà ci sono molte aree che il comune potrebbe recuperare e mettere a gara, a bando, perché molti cittadini vogliono magari realizzare delle aree per seppellire i propri cari, ovviamente stare insieme anche nel momento del dopo, e noi non riusciamo a sfruttare questa possibilità. Io mi ricordo di aver sentito dei piani che devono essere approvati, si sono fermati, anche perché magari cambiando diversi amministratori delegati di Ama non c'è nemmeno il tempo di direttori, dirigenti che cambiano ormai come le porte girevoli, e quindi non sono riusciti magari a portare avanti questi processi, perché sia al Verano che a Prima Porta si potrebbero recuperare delle aree. Tra l'altro sappiamo benissimo che c'è sempre di più una spinta verso le cremazioni, adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, però è anomalo che a Roma non ci siano abbastanza siti per poter fare questo tipo di procedura, visto che poi tra l'altro viene pagata dai cittadini, quindi certo. Abbiamo situazioni in cui ho visto che un periodo è stato pure addirittura creato un problema per andare fuori, per portare i propri cari e fare questo tipo di operazione, quindi quello che potrebbe essere positivo, tra l'altro potremo recuperare molti fondi mettendo a gara, a bando ovviamente, queste aree per i cittadini che le vogliono comprare, per poter poi, perché i soldi che vengono investiti in questo settore rimangono in questo settore, dovrebbero essere spesi per mantenere, esatto, i cimiteri, e quindi sarebbe logico una volta che recuperiamo questi fondi, perché vendiamo le aree che purtroppo non vengono vendute per incapacità del comune. E io anche per spiegare, il problema non è l'AMA, il problema è il comune. Se tu al capo del comune c'hai degli incapaci, certo, e purtroppo anche con l'amministrazione del PD di Marino è stata la stessa cosa, perché c'erano delle aree che potevano essere tranquillamente, ovviamente va autorizzato dal Consiglio Comunale, c'è una procedura per portarla avanti, e ci sono molte persone che vorrebbero invece avere la possibilità di seppellire i propri cari e mantenere unita la famiglia anche nel momento ovviamente postumo, quindi daremo la possibilità a queste persone di avere una soddisfazione, certo, il comune incasserebbe e potrebbe fare i lavori di manutenzione che la gente ovviamente aspetta da questo punto di vista, e sicuramente i tempi sarebbero anche più veloci per le inumazioni e per le cremazioni. Assolutamente, amministratore sveglia, questa cosa è indecente, una vergogna, cerchiamo di cambiare passo anche sui cimiteri, perché è veramente una cosa indecorosa. Adesso spazio ai nostri amici sponsor. La voce di Roma. Eccoci qui di nuovo in studio alla Voce di Roma su NSL Canale 74. Abbiamo parlato di cimiteri, abbiamo parlato di DL Zan, abbiamo parlato di movida violenta, ma adesso un'altra argomentazione importante, perché secondo me Roma va rilanciata sul turismo, perché deve essere proprio concepito, no, il rilancio della città come industria della città, quindi cultura, eventi, insomma. Però partiamo proprio dal centro di Roma, perché oggi dobbiamo lanciare un video della stazione Termini, dove accade di tutto, una città come Roma dove c'è il Parlamento, dove c'è la classe dirigente della nostra nazione, e dove tutto questo accade sotto gli occhi di tutti. Quindi è una denuncia che vuole fare la Voce di Roma, che se si vuole ripartire da questa città si deve ricominciare proprio da quelle situazioni del centro storico e dalla stazione Termini, perché il primo punto è il bigliettino da visita della nostra città. Adesso lanciamo il nostro servizio, vi facciamo vedere cosa accade proprio in questi giorni, in queste settimane alla stazione Termini. La relazione di un tassinaro a lavoro a Termini. La situazione è difficile, c'è un degrado, guarda, penso il quartiere più degradato di Roma.
Cioè, vi vedo che voi fate i quartieri, ma questo è il quartiere più degradato. Aspetta, di uno sta di Maurizio, cioè non è che è l'ultimo scemo, è ex Pucci, è uno che cioè, è stato per strada. Oh. C'è una situazione qui a sera, per esempio, di notte, quando si fa buio, non ci si può girare. C'è proprio un degrado spaventoso. C'è tra ubriaconi, gente sbandata. Prostituzione, ce n'è tanta proprio. Cioè, e tu quindi dalla sera dici, lavori, ti imbocca magari gente in macchina. Gente in macchina sbandata. Devi stare anche attento. Io, per esempio, faccio la mattina, già c'è gente un pochino più discreta, ma se uno fa la notte devi stare attento a quello che prendi, perché poi prende pure gente che te rapina. Situazioni brutte si fanno, però chi lavora a sera mi ha raccontato dei brutti episodi, perché tipo una cosa che si può raccontare senza far nomi, prova a fare una rapina. Sì, eh? Sì, è all'ordine del giorno che il piccolo drogato, magari non il criminale, fa rapina al tassista, è una cosa normale. Certo, oppure che magari non te può pagare la corsa, magari che non te può pagare. Sì, può succedere. Ma le forze dell'ordine, cioè io perché qua non ho visto un cavolo. Guarda, passano e non dicono niente, anzi magari ci fermano a noi tassisti regolari e ci chiedono facciamo un controllino a licenza, quando credite, magari vedono dietro a loro c'è, loro che dietro sono di qua, loro c'è il degrado. È quello che ho detto, è vero. Cioè, io poi sto tutti i giorni qua, ne vedo dei cotte e dei crude. Qua si vede proprio il degrado, quello vero. Proprio il io la vera giungla. Cioè io sono cresciuto e nato a Bravetta, che insomma è un quartiere malfamate, residence e cose, ma qui quello che si vede qui, questo è il quartiere più degradato di Roma. Cioè, stai a rendere conto, guarda che queste sono cose forti, cioè, io ma no, mai. No, ma... Che poi stai a Roma centro, tu che c'hai una moglie, una sorella, una figlia. Cioè, se gli dici devi venire qua a lunedì notte, che gli dici? Devi non farlo mai. Consiglio pure ai clienti che prendo, se prendo clienti donne, gli consiglio non girate dopo quando si fa buia, la sera gli consiglio da non girare da sole. Certo, capito come? Certo, magari il giorno sì, ma a notte no. Stiamo al centro di Roma, regà, cioè, c'è il turista che scende qua, è il primo biglietto di visita per Roma, è questo. Si trova di fronte a questa situazione così. Eccoci qui, questa è l'ennesima vergogna di questa città, una cosa incredibile. Questo brano è stato tratto dai social di Facebook, da Scuola di Botte, fanno questi video nei quartieri di Roma dove denunciano e comunque rilanciano i quartieri in generale e fanno una storia. L'abbiamo preso perché a me è interessato molto, perché effettivamente la stazione Termini in un certo orario è impraticabile e per la città di Roma è veramente, torno a ripetere, una grandissima vergogna. Fabrizio Santori, poi Marta Leonori, Cavallari e poi Ghera, prego. Sì, ho pubblicato qualche settimana fa un video riguardante proprio la stazione Termini e sì, in particolare gli spazi dell'Esquilino, dove c'è stata una lite tra migrati clandestini che appunto si posizionano sotto il porticato, in particolare via Giolitti, con spaccio di droga, c'è di tutto, con controlli costanti da parte delle forze dell'ordine, ma non riescono a scardinare tutto ciò che c'è all'interno di quel quadrante. Addirittura è venuta la macchina dei carabinieri, è stato tutto firmato sì, da una cittadina che mi ha inviato questo video, con l'aggressione appunto ai carabinieri stessi e alla macchina dei carabinieri, che è stata devastata da queste persone. Cioè, stiamo parlando appunto di Far West, cioè è inaccettabile che al centro di Roma avvenga tutto questo. Allora io dico, se non si riesce ad arginare con una serie di controlli, intanto queste persone che generano queste situazioni devono essere prese, portate nel loro paese e comunque fatta scontare la galera lì da dove vengono, perché è inaccettabile che si dà ospitalità a determinate persone e poi queste danno questo contributo di inciviltà, di insicurezza ai nostri cittadini. Prima cosa. Seconda è l'aspetto del controllo del territorio. Se i carabinieri, la polizia non ce la fanno, mandiamo l'esercito. Cioè, non è possibile che queste situazioni debbano essere comunque sempre sopportate da chi vive in quel quartiere. E poi ci lamentiamo che l'Esquilino è desertificato, che la gente vende gli immobili, che se ne va, che stanno aumentando, diciamo, l'acquisto da parte di cinesi, sta diventando insomma una situazione che ormai è sotto gli occhi di tutti, ma va benissimo pure se li comprano i cinesi, però di fatto gli italiani lì non ci vogliono più stare. Allora, quello che è uno dei quartieri storici della nostra città, che viene abbandonato in questo modo, che non c'è controllo da parte delle istituzioni in generale, cerca, insomma, stiamo lavorando in una situazione appunto di abbandono da parte delle istituzioni nei confronti dei nostri cittadini. Quindi serve un'azione diversa. Noi abbiamo scritto una nota, una lettera aperta al prefetto di Roma
proprio per convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza riguardante quel quadrante, perché l'unico modo è quello di organizzare interventi costanti e mirati e scardinare questo sistema di insicurezza che c'è intorno alla stazione Termini. Sì, però la domanda che io mi voglio porre, voi siete tutti politici, no? Quindi fate parte delle istituzioni in qualche modo, perché oggi siamo arrivati a questo punto in questa città, sapendo proprio voi siete romani, quindi conoscete il problema, e come mai non siamo riusciti a fare un cambiamento essendo voi cittadini romani? Perché non si è fatto questo cambiamento? Cioè voi siete dei politici, siete la classe politica attuale, come si può cambiare questo sistema visto che voi siete la classe politica in questa città, ovviamente nella nostra Nazione Italia, come parlamentari? Prego Sartori e poi Marta Leonori, sono molto interessato a questa risposta. Questo bisogna, insomma, cioè il Parlamento sta qui, un parlamentare che scende a stazione Termini non può non sapere quello che accade. Come si fa a non fare delle leggi ad hoc o aumentare la polizia, le forze dell'ordine sul territorio romano per contrastare questo tipo di criminalità e questa situazione alla stazione Termini? Questo è il senso. Prego. No, chiarissimo, ma insomma noi alla stazione Termini abbiamo visto di tutto e di più, anche aggressioni alle biglietterie, certo, sì, eccetera. No, esatto. Quindi il punto è questo, sì, esistono dei luoghi, ora la politica dovrebbe risolvere i problemi, esatto. Dovrebbe farlo soprattutto chi governa, quindi sia a livello nazionale sia a livello di amministrazione comunale, perché serve un'azione congiunta. Noi abbiamo chiesto, ripeto, al prefetto tramite il sottosegretario del Ministero dell'Interno Molteni di intervenire. Andava fatto prima, sicuramente doveva essere fatta un'azione da più tempo. Il tema dell'esquilino è un tema che va avanti da tantissime, da tanto, sì. Veramente. E quindi serve sicuramente un'azione diversa. Ora il punto è questo, io non so rispondere, ho sempre fatto un'azione dal territorio. Sì, passiamo a Marta Leonori, ovviamente, che rappresenta insomma il partito di maggioranza di questo paese, sia al governo sia alla Regione Lazio. Prego Marta Leonori. Sì, maggioranza, adesso siamo anche con esatto, la Lega, esatto, colleghi. Regione, noi sicuramente in Regione siamo maggioranza, ma Esquilino, poi per chi è romano e la stazione Termini sono territori di grandissime contraddizioni. Nella piazza della stazione Termini ci sono alberghi a 5 stelle che convivono con il degrado. Qualche anno fa ci fu una riqualificazione importante, si discute della nuova riqualificazione di Termini, sì. E sicuramente in vista degli appuntamenti internazionali, prima di tutto il giubileo, questo sarà necessario. Però dicevo, sono quartieri di grandissime contraddizioni, perché noi sappiamo che ci sono situazioni di degrado, di sicurezza, a Termini come in tutte le stazioni e in diverse città. Io ricordo di recente anche dei video agghiaccianti anche della stazione di Milano, ad esempio, perché sono luoghi di grande transito e in cui quindi alcuni tipi di criminalità trovano anche terreno facile. Ma sono anche i quartieri della solidarietà, sono i quartieri e poi Esquilino, la Piazza Vittoria è bellissima, si stanno insediando anche volti noti del cinema, in cui i cittadini sono riusciti a far riqualificare la piazza anche dando il loro contributo. Che cosa quindi bisogna fare? E perché è così difficile poi incidere? Intanto perché da soli non ci si la fa. Non ce la fa la singola amministrazione comunale o municipale o il governo. C'è bisogno di un presidio del territorio e io ho letto un'interessante intervista del prefetto che proprio pochi giorni fa ha detto: dobbiamo rafforzare la nostra presenza sui territori. Lo dicevamo prima con la Movida, ma vale anche nei luoghi più delicati, che sono quelli centrali, ma tanti anche lontani. E in questi posti c'è bisogno di sentire, vedere che c'è, esatto, un presidio. Dopodiché mi dispiace dire a Fabrizio Santori, non si tratta soltanto di immigrati clandestini, perché laddove c'è l'illegalità è molto diffusa. Quante volte ci è capitato di fare la fila per i taxi e sentire qualcuno che ti dice: ah, oh, che non vieni? E sarà che oggi sono l'unica ragazza nello studio. Io ogni tanto ho avuto anche timore, certo, ho avuto timore perché c'era anche una certa aggressività. Quindi non si tratta soltanto, non si può schiacciare tutto sull'immigrazione clandestina. No, c'è proprio una situazione fuori controllo in generale, certo. Esquilino è anche il grande luogo della solidarietà che convive anche con quel quartiere, perché c'è il binario 95, c'è la Caritas
e a fianco riesce a esserci uno dei luoghi che prima della pandemia era di grande vitalità come il mercato centrale. Però la cosa, insomma, che non mi spiego, dobbiamo... Marta, scusa se ti interrompo, io quando c'è stato lockdown ho fatto radio, sono andato sempre, ho sempre lavorato, quindi anche nel periodo delle chiusure totali, e ho visto sempre tanti carabinieri e tanta polizia in strada, polizia, vigili urbani, che ti fermavano spesso ai posti di blocco. Come mai là c'era quella forte presenza e adesso sui territori nella città di Roma manca questa presenza? Perché c'è stata questa differenza secondo lei? Beh, intanto in quel periodo si sono fermati altri fenomeni. Non so se ricordate i dati, durante il lockdown sono crollati i morti per incidenti stradali, era normale che fosse così, non c'era nessuno per strada, ma le attività erano concentrate soltanto su alcune tipologie di servizi. Sì. Naturalmente adesso, diciamo, stiamo tornando alla normalità, per fortuna. Vanno sicuramente rafforzate le presenze sul territorio, vanno sicuramente trovati anche degli strumenti e vanno però a fianco rafforzati anche gli investimenti sul sociale. Esattamente. Perché poi ci sono tante persone che finiscono, diciamo, si dice sbandate, perché non hanno alternative, perché non le vedono e perché ogni tanto finiscono in un binario che è un binario morto. Allora noi dobbiamo agire, per questo dicevo, da soli poi non ci si riesce a incidere. Certo. Bisogna agire. Ci vuole controllo e aiuto da parte delle persone che vogliono integrarsi. Molti aiuti. Assolutamente. Enrico Cavallari, praticamente il concetto delle forze dell'ordine sono giuste nel territorio di Roma? Sono abbastanza o sono sempre troppo poche per il presidio di alcuni quartieri, tipo la stazione Termini, tipo San Lorenzo, tipo Campo dei Fiori? Insomma, abbiamo dei quartieri dove spullurano i push, la droga, la situazione, insomma, è fuori controllo, parliamoci chiari. Quindi qual è la sua idea e come si può intervenire per fare un cambiamento radicale di questa città? Ma guarda, prima hai posto una domanda molto importante: come si è arrivati a questo punto? La mia risposta è che oggi un sindaco non ha il potere di imporre la propria politica, cioè il sindaco viene eletto dai cittadini per fare delle cose, in campagna elettorale promette delle cose perché comunque ha tutte le intenzioni di farle, ma in realtà, ecco, soprattutto a Roma un sindaco non ha il potere di fare le sue politiche perché magari fa delle ordinanze e gli vengono impugnate e quindi non riesce mai a imporre la propria volontà. Quindi finché non ci saranno delle leggi particolari, qui parlo della legge di istituzione di Roma Capitale, Roma come diciamo regione con le stesse modalità di una nuova regione, mai ci sarà, intanto non ci saranno più sindaci di alto livello persone che proveranno a diventare sindaci, perché comunque ci sono tante responsabilità e si ha poco potere, ma soprattutto appunto poi non si riesce a imporre una politica incisiva che chiedono normalmente i cittadini durante le campagne elettorali. Quindi secondo me il primo punto fondamentale è questo, sì, che non oggi un sindaco, soprattutto una città come Roma, non ha il potere di organizzare l'ordine e la sicurezza, perché comunque il sindaco è responsabile anche come pubblico ufficiale dell'ordine, della sicurezza e della salute dei cittadini. Quindi questo secondo me è il primo fondamentale punto, e per questo siamo arrivati a questo punto, e pian piano si sta in qualche modo anche così svilendo la figura del sindaco e di quelli che, diciamo così, concorrono. Hanno poca autorità, insomma, poca autorità per gestire. Poi, ecco, e alcune politiche scellerate di queste, diciamo, degli ultimi anni, soprattutto diciamo dell'ultimo mandato, che per esempio nel nome del decoro, nel nome dell'ordine pubblico, ha smantellato, per esempio sta smantellando mercati rionali, mercati settimanali, molto belli, certo, che tanto parliamo di lavoratori, ma che comunque erano un presidio sul territorio, cioè la loro presenza in qualche modo garantiva anche un controllo del territorio. Invece nel nome del decoro, della sicurezza, si sta smantellando un lavoro che ormai dura da tanti anni in questa città, e lasciando spazi incontrollati e invece abusivi, e come abbiamo visto, io non ho visto il servizio, ma insomma non serve seguire il servizio perché, certo, non riesco a vederlo da qui, ma insomma lo vediamo tutti i giorni, e zone ormai sotto il controllo della criminalità, sotto il controllo delle legalità e di persone che insomma lavorano e fanno attività abusive e illegali. Quindi questo è un po'
il punto fondamentale. Il sindaco che ormai non ha più, dal punto di vista legislativo, e leggi poco appropriate per fare una differenza, esatto, parte, politiche scellerate che hanno assolutamente fatto il controllo del territorio. Sono arrivati due messaggi, ve li leggo subito, poi passo a Ghera. Ovviamente, ciao, complimenti per la trasmissione. All'Esquilino e Stazione Termini, sotto la gestione Veltroni, si è permesso l'ingresso dei negozi all'ingrosso che nel centro storico non potrebbero sussistere. Questo ha allontanato i cittadini dal territorio e si è permesso il degrado attuale. Vi ringrazio tanto. E negozi all'ingrosso dei cinesi, grazie. Questo ce lo scrive Lucio, Fabrizio Ghera. Sì, è un fenomeno che è partito diversi anni fa per quanto riguarda l'Esquilino, la Stazione Termini. Tutte le grandi stazioni hanno questo tipo di problema, ovviamente anche quelle dove comunque si attraggono tante persone, turisti, dove la criminalità cerca ovviamente di poter avere un lucro da questo. Ci sono tematiche nazionali, leggi nazionali che ovviamente non vengono fatte rispettare, magari troppo permissive. Ci sono situazioni di arresti in flagranza con persone che vengono scagionate o liberate dopo poche ore, e magari le forze d'ordine a volte ovviamente anche hanno questo problema, che vedono riuscire dopo poco magari qualcuno che hanno appena arrestato, quindi si sentono impotenti da questo punto di vista. Spesso ci viene raccontato un lassismo incredibile che c'è stato negli ultimi anni. Comunque gli interventi che ricordiamo per quel tipo di quartiere sono stati fatti sì a livello sociale, magari da istituzioni religiose tipo la Caritas per quanto riguarda chi se la passa male, ma anche ad esempio, no, le nostre sedi di Fratelli d'Italia, che sono le uniche che cercano di portare avanti i nostri militanti, un presidio di italianità che sì, in quel settore è molto ma molto importante, certo, e con iniziative e manifestazioni a tutela del rione, oltre ovviamente del tema della sicurezza che è anche molto ma molto importante. Diciamo che la Raggi, e poi dobbiamo dire tutte le cose, gli interventi dell'Esquilino che ha fatto sono stati quelli di chiudere la sede di Coleoppio di Fratelli d'Italia e andare a togliere le scritte per quanto riguarda la sede di Casapavia, quindi poco tema, certo. Obiettivamente, se un sindaco si concentra su questo, dico, non ha capito il problema qual è. Poi puoi avere tutte le idee politiche che vuole, però dobbiamo iniziare a affrontare davvero il fenomeno da questo punto di vista. Quindi totale abbandono del tema della sicurezza sia dal sindaco Marino che dalla sindaca Raggi. Chiaro, il PD e 5 Stelle non possono governare questo tema perché hanno idee contrarie, sono per l'immigrazione incontrollata, per effettivamente un non contrasto alla criminalità, non supporto delle forze dell'ordine e degli organismi dello Stato che devono prevenire e contrastare questi fenomeni. Quindi partiamo da questo. Per questo credo che Fratelli d'Italia ancora di più abbia fatto bene a rimanere fuori da questo governo, perché con i 5 Stelle e il Partito Democratico non si può governare perché hanno idee totalmente opposte. Abbiamo visto Letta che continua a dire che bisogna far venire più immigrati. Il tema degli immigrati, ovviamente, se sono persone per bene che vogliono integrarsi, vogliono lavorare, e sono ben accetti. Siccome è inevitabile che su un fenomeno così grande si infiltra poi la malavita e la criminalità, certo, nessuno controlla, non vengono fatte adeguate attenzioni, adeguate indagini da questo punto di vista, perché poi lo stesso Partito Democratico, magari in alleanza con i 5 Stelle, non supporta l'azione delle forze dell'ordine. È chiaro. Si vengono smantellate le poche leggi fatte, certo, decentemente con i decreti di sicurezza, che qualcosa hanno cercato di fare, ma nel frattempo poi se ne sono rimangiate per il purtroppo nefasto operato a livello nazionale del Partito Democratico e dei 5 Stelle. È arrivato un altro messaggio: grandi stazioni come Mastro Titta e il Boia di Roma, Roma Termini senza luci, sono senza il servizio professionale dei lavoratori a Roma Termini, diventerà ricettacolo di spaccio e prostituzione. Vogliamo ridare i locali a Shift Express in modo che non sia abbandonata la stazione tutto al degrado totale. Come si va a fare un restyling di Roma Termini senza fare una bonifica intorno alla stazione? Un altro tema che volevo dire: la stazione Termini ha tante attività e tanti lavoratori che vanno salvaguardati, addirittura li stanno chiudendo e stanno facendo perdere il posto di lavoro. Quelle persone, andando a lavorare e tenendo aperte le serrande, come si dice a Roma, creano sicurezza, perché certo, girano, fanno, magari se c'è un'aggressione intervengono pure. Quindi dovremmo aiutare quelle aziende e quei lavoratori a continuare la loro attività. Anzi, non al contrario cercare di farle chiudere, con nessun intervento purtroppo né a livello statale su grandi stazioni né a livello locale da parte di Comune e Regione. Questo è il paradosso italiano. Passo a te, Marta, così puoi rispondere ovviamente perché sei del PD. Voglio Valeria Campano, una battuta da cittadina: come vivi la stazione Termini, soprattutto come la vive il cittadino romano la situazione della criminalità a Roma, Valeria Campana? Allora, quella della stazione Termini è un tema che mi tocca particolarmente perché tra l'altro lavoro là vicino. Sì. Ultimamente ho notato pure che tra la piazza dei 500 e piazza della Repubblica ci sono delle baby gang. Volevo fare un attimo un collegamento con, sì, ciò che ha detto la consigliera Leonori. Ora, quando a me capita di scendere dal treno e di essere avvicinata innanzitutto da un abusivo, io non so come cosa ha fatto lei, però io puntualmente chiamo le forze dell'ordine. Quindi immagino che sia soprattutto chi è nelle istituzioni
si sia procurato di fare la stessa cosa, e questo è un dato. Poi voglio fare un parallelo anche con la situazione dei cimiteri. La situazione dei cimiteri soffre, come la stazione Termini, come anche la stazione di Bortina, come anche la stazione Ostiense, come anche la stazione Trastevere, che è molto vicino a casa mia, soffre dello stesso male di ipocrisia e di mancanza di deterrenti. I piccoli spacciatori, no signori, non sono piccoli spacciatori, sono spacciatori, e proliferano i piccoli borseggiatori, i piccoli ladri, i piccoli abusivi. Questi soggetti che orbitano in questi luoghi orbitano anche nei luoghi, anche nei cimiteri, perché dentro i cimiteri romani ci sono fenomeni di spaccio, e non sono piccoli spacciatori. Oppure il parcheggiatore abusivo non è una persona che chiede l'elemosina, sono estremamente molesti, e ci litigo tutti i santissimi giorni con questi soggetti. Ed è sbagliato pensare che tutto questo debba ricadere a colpo morto sui cittadini, e che poi debba esplodere il fatto eclatante puntualmente quando un cittadino viene rapinato a prima porta, piuttosto che al Verano, piuttosto che taccheggiato fuori il cimitero del Verano. Bisogna mettere le leggi in campo. Uno spacciatore si chiama spacciatore, poi tutto quello che è sociale, che si può considerare sociale, che, a cui ho comunque dato il mio contributo per tantissimi anni, e conosco molto bene tutto quello che ruota intorno alla stazione Termini, perché per tanti anni molte volte mi sono recata a portare quello che potevo portare ai senza dimora. Ma stiamo parlando di altro, qui non si sta parlando della solidarietà, molto spesso è fatta in maniera sana. Qui si sta parlando di delinquenza vera e propria, e bisogna uscire da queste ipocrisie. Sarebbe ora di uscire da queste ipocrisie e cominciare a unirsi e cercare di dare una lettura chiara, univoca, in forza di legge, e non tollerare. E perché qui non si sta parlando di immigrazione, qui non si sta scandendo il criminale come fosse bianco e un po' meno colpevole dal nero. No, qui si sta chiedendo di utilizzare gli strumenti che la legge già ci ha dato, senza dover trovare quanti grammi erano? No, stava spacciando, punto. Stava spacciando e va fermato. Perfetto. Molto spesso... Perfetto, Elia, lascio rispondere a Marta Nori, perché stiamo per concludere, quindi è giusta la risposta del PD per onestà e pluralità della trasmissione. Prego Marta Nori, l'ultima chiusura a te, prego. Guarda, io rispondo alle due telefonate che sono arrivate. Sì. Intanto no, la parte del commercio all'ingrosso, che iniziò in quegli anni, fu anche bloccata, e tuttora è vietato il commercio all'ingrosso in tutte le zone di Roma, in particolare in quel quartiere sulla parte dell'abbigliamento. Ma invece parlavamo prima dell'interno di Termini e di come non va chiuso, come va non va spento. Non so se vi ricordate il famoso articolo di Colombo sul "a luci spente le città muoiono". Sì. Noi abbiamo bisogno invece che i luoghi siano vissuti, che siano vissuti con attività. Allora, mercoledì voteremo in Consiglio regionale una mozione che avevo presentato 2 mesi fa, proprio per chiedere di sostenere le attività commerciali dentro alle stazioni, agli aeroporti e ai porti, perché hanno avuto un calo di persone che transitano, eppure gli affitti, soprattutto dentro la stazione, sono ancora aperti. Dico al collega Ghera, facciamo una battaglia di tutti quanti, perché veramente noi abbiamo bisogno non solo che le attività ci siano, non solo che gli spazi siano vivi, ma anche che non siano vivi soltanto quelli dentro la stazione, ma anche quelli limitrofi, anche impegnando il comune, perché alcuni spazi erano in affitto del comune e vanno anche rimessi a bando e anche riqualificati, per fare in modo che appunto ci siano le luci, che ci sia, che siano vissuti, e che quindi le persone si sentano più in sicurezza. Naturalmente a fianco va fatto il presidio del territorio, a fianco va fatta l'assistenza delle persone che non vedono altra possibilità, ma che vogliono ancora avere delle altre possibilità, e vanno fatte anche le opere di riqualificazione di quella zona. È arrivato un messaggio, purtroppo lo potrei leggere, però non so se possiamo fare il dibattito perché stiamo per concludere. Parlava praticamente sempre della Cif Express, dice bisogna riaccendere le vetrine come dice Marta Leonori, però dice anche il PD cosa vuole fare per questi locali della Cif Express, però poi più in là, la prossima puntata sicuramente parleremo anche di questo. Adesso vado a salutare tutti i miei ospiti di questa puntata, salutiamo partendo proprio da Marta Leonori, capogruppo al Consiglio Generale del PD. Buona serata, grazie per l'invito. Salutiamo Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. Buonasera a tutti. Salutiamo ovviamente Valeria Campana, responsabile comitato tutela cimiteri Capitolini. Grazie di essere stata qui.
Buonasera, grazie a voi sempre. Salutiamo Enrico Cavallari, consigliere regionale di Forza Italia, grazie di essere stato qui con noi. Grazie, buonasera a tutti. E ovviamente salutiamo il mio compagno di avventure, di stanze in questo momento, Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale. Non compagno, grazie. Immagino. Chiudiamo questa trasmissione dicendo che oltre le parole bisogna mettere in campo la forza, l'energia, l'idea, ma soprattutto le leggi che possano fare chiarezza e dare dignità alle persone di lavorare, di stare a posto con la coscienza, soprattutto di avere la libertà di poter uscire da casa anche alle di notte senza essere aggredita da uno spacciatore o da qualsiasi altro delinquente. Un paese democratico, una città come Roma, dovrebbe essere la città più pulita, più ordinata e più organizzata di tutta l'Italia, ovviamente paese nazionale. Prima di lasciare vi lascio un brano di Giovanni Cucinella, un nostro amico della nostra trasmissione, che parla di luoghi comuni. Spesso ci affidiamo a questi luoghi comuni per andare avanti la vita, ma bisogna andare leggermente oltre e capire ciò che c'è nella vita, avere un senso di profondità in tutto ciò che facciamo. Dalla Voce di Roma e Luca Bedini è tutto. Chi l'ha detto che l'estate sia solo latinoamericana? Fare tutto di un'erba un fascio è cosa tipica italiana. Stessi suoni, stessi ritmi, poche idee, tutto così. Tormentoni, visualizzazioni, questo mondo gira intorno a un click. Le mezze stagioni son finite, solo l'ABC. Dalle mezze maniche al cappotto è un attimo ed è chic. Quante inutili parole condivise per la strada. Non rinuncerò a chi sono, vada come vada. Sono i luoghi comuni che ci martellano e la banalità appartiene a tutti e si incontra con la quotidianità. È come ritrovarsi a fumare dopo un buon caffè. Poco prima del sesso, farsi promesse, sei l'unica per me. E la testa, tutto qua, comunque resta. Tutto qua, e nella testa, tutto qua. Tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Di casa ci sto dentro, la mia città, grande quanto grande il mondo. A volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo. Eppure so quanto Roma capoce, splendida al tramonto. Per molti un guanto, riflessa nello specchio dei negozi. Pensa ai mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi. Mille facce, mille storie, mille volti. Hai giurato ma alla fine poi ti scordi, qualcuno te lo scordi. La Voce di Roma, un programma di Luca Bedini.